È domenica 25 dicembre, tanti auguri di buon Natale a tutti i nostri telespettatori ed iniziamo subito questa edizione del nostro giornale con la messa del Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca al primo Natale nella diocesi aretina. Andare, camminare e fare come i pastori, testimoniare. Questa è la sintesi dell'omelia del Vescovo. Vediamo il servizio. Il primo Natale del Vescovo Andrea Migliavacca nella Cattedrale di Arezzo. Nella messa solenne delle 10:30 un'omelia basata sulla testimonianza, il valore, lo stupore e soprattutto sulla semplicità dei pastori che vanno a raccontare di aver visto Gesù. Il Vescovo ha sottolineato lo straordinario valore di Maria che tiene nel suo cuore le sofferenze del mondo e si è soffermato sui problemi della guerra e della fatica delle persone ad andare avanti, ma sentiamo la parte terminale dell'omelia. Cari amici, è Natale e allora andiamo a Betlemme. Con il cuore mettiamoci in cammino e anche noi potremo vivere queste risonanze nella nostra vita, cioè il cammino che è vivere davvero, la testimonianza che la nostra vita possa essere accompagnata dalla gioia, la gratitudine di chi vive la vita come dono, lo stupore di chi scopre che il dono di Gesù, il Dio con noi, è proprio per te, per la tua vita, e il silenzio che come Maria custodisce la vita nostra e degli altri nel cuore e le porta a Gesù. Così ripartiamo da Betlemme anche noi e siamo gente nuova, gente rinnovata, riempita dalla gioia del Natale, perché amati, e ce ne siamo accorti a Betlemme qui e in questa cattedrale. Il Natale ti dice, amico, amica, ovunque tu sia, qualunque cosa tu abbia nel cuore, tu sei amato, amata, e Gesù che è nato cerca te. Ed infine l'augurio per tutti di un buon Natale. È Natale, carissimi amici, e a voi buon Natale. Ed il presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, Sergio Chienni, durante il convegno organizzato per i 20 anni dell'ospedale del Valdarno, ha ribadito quali sono i problemi presenti alla Gruccia e sui quali bisogna intervenire. Continueremo a far presente all'azienda sanitaria tutte le criticità cercando di ottenere risposte per le esigenze dei cittadini della Vallata. Così il primo cittadino di Terranuova e presidente della conferenza dei sindaci Sergio Chienni, in occasione del convegno organizzato per i 20 anni del presidio, commenta la situazione attuale dell'ospedale di Santa Maria la Gruccia. Ci sono delle criticità, a cominciare da carenze di personale, ne cito alcune: il centro trasfusionale è indubbiamente in difficoltà, la pediatria, così come altri reparti. Ci sono alcune cose che sfuggono anche alle possibilità della direzione generale dell'azienda sanitaria, perché per esempio alcune figure professionali proprio mancano perché è stata sbagliata la programmazione e la formazione a livello nazionale, però su altre bisogna assolutamente intervenire. Ci sono anche progetti in essere, come quello relativo al pronto soccorso, che necessita di un ampliamento e di una riorganizzazione. Quindi da questo punto di vista, con i miei colleghi sindaci, continueremo a perorare con forza quelle sono le esigenze dei 90.000 abitanti del Valdarno, anche per l'impegno che il mondo dell'associazionismo ci sta mettendo. Qui stamani li ringrazio, sono presenti tante associazioni e nel corso di questi anni hanno contribuito fattivamente a livello economico con donazioni per quanto riguarda i servizi oppure donazioni di strumentazioni. Credo che anche a loro doverosamente vadano date le risposte adeguate. Adesso vediamo alcune iniziative per questo periodo. Cominciamo dal Gospel Festival che nella giornata di Santo Stefano fa tappa a Marciano della Chiana. Il Toscana Gospel Festival torna nella suggestiva cornice della torre medievale di Marciano della Chiana per un Santo Stefano tra musica e festa. In scena lunedì 26 dicembre con inizio alle 21:15 il gruppo gospel Nathan Mitchell and Voices of Inspiration a cura di Officine della Cultura. Nathan Mitchell, un affermato smooth jazzista americano, compositore, produttore, tastierista e polistrumentista, è diventato uno dei narratori musicali più rispettati del settore. Questo artista, vincitore di diversi premi,
è noto soprattutto per la sua spettacolarità, talento unico, energia entusiasta e funk, come collaboratore di molti artisti vincitori nominati ai Grammys e Billboard. Con 3 nomination per Outstanding Jazz Album, una nomination ai Grammys, come produttore e compositore 7 migliori 30 canzoni di Billboard e 2 canzoni numero 1 di Billboard, Nathan Mitchell ha già uno spazio di rilievo nel settore dei grandi. A Marciano, nel Toscana Gospel Festival, presenterà anche il suo lato più intimo, quello di grande uomo di fede. Nei gospel e negli spirituals, Mitchell ha ricevuto continui riconoscimenti in tutto il mondo per la sua voce calda e il suo talento innato. Un motivo in più per non perdere il suo concerto a Marciano. E mentre ad Arezzo anche oggi si è rinnovato il rito molto importante del pranzo della Caritas, a Castiglion Fibocchi i doni agli anziani sono stati portati dal sindaco. Vediamo. A Castiglion Fibocchi è il sindaco in persona a portare gli auguri ed il regalo da parte dell'amministrazione comunale ai più anziani. Come negli scorsi anni, anche per questo Natale, l'amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi ha voluto omaggiare con un pacco di Natale tutti i cittadini over 90 residenti nel piccolo borgo. Così il sindaco Marco Ermini, insieme agli assessori e ai consiglieri casa dopo casa, ha portato il saluto e consegnato un semplice regalo contenente anche l'olio di oliva prodotto dagli olivi comunali. Gli auguri a tutti i cittadini da parte dell'amministrazione si sono scambiati con il concerto natalizio invece presso la chiesa dei Santi Pietro e Ilario, che ha ospitato la corale Santa Cecilia di Loro Ciuffenna, diretta dal maestro Daniele Dori, primo organista della cattedrale di Firenze. Altro appuntamento è il tradizionale pranzo degli anziani, che si svolgerà venerdì 30 dicembre, dove l'amministrazione offrirà e servirà il pranzo a tutti i cittadini over 75. E sono i nottambuli della Croce Bianca di Arezzo e non si fermano per Natale, sono persone comuni con il proprio lavoro, impegni e famiglia che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo agli altri con passione e professionalità. Non ci fermiamo per le feste, i sabati o le domeniche, siamo sempre a disposizione per la collettività e speriamo che qualcuno possa venire voglia di seguirci ed unirsi a noi e sostenerci, dicono i volontari della Croce Bianca. Siamo uniti nel portare avanti il nostro impegno e cogliamo l'occasione, noi volentieri ce ne facciamo portavoci per augurare buone feste a tutti e ricordare che noi ci siamo. E si chiama Nati per leggere ed è un progetto che insegna ai più piccoli ad amare la lettura. A Castiglion Fiorentino l'appuntamento natalizio di dicembre è stato un grande successo. Primo appuntamento nella biblioteca comunale con Nati per leggere, l'iniziativa che promuove la lettura anche ai più piccoli. Il progetto, che fa parte della rete nazionale dei Nati per Leggere, è volto a promuovere la lettura ai bambini sin dai primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Coinè e con gli operatori del nido comunale Peter Pan di Castiglion Fiorentino. Come negli anni passati, presso la biblioteca comunale è stato allestito uno spazio appositamente dedicato a biblioteca per bambini, dove è stato possibile accogliere anche i bimbi più piccoli e dove gli operatori hanno letto ad alta voce le storie dei libri più belli, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali del comune di Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini. Il primo appuntamento si è consumato martedì 20 dicembre ed è stato un vero successo. I prossimi incontri si svolgeranno sempre di martedì, il 17 gennaio, il 7 e 21 febbraio, il 7 e 21 marzo ed il 18 aprile. Ed ora concentriamo la nostra attenzione proprio su di noi. Parte infatti stasera la nostra rassegna cinematografica Natale in Classic, il 25 e 26 dicembre. Sono all'insegna di un grandissimo film, Via col vento. È forse il film più visto di tutti i tempi, uno dei più titolati e di sicuro un film che ha marcato tantissime generazioni. Stiamo parlando di Via col vento. In una bellissima versione ve lo riproporremo per la serata di Natale e la seconda parte per la serata di Santo Stefano. Sarà dunque un ciclo natalizio all'insegna del cinema. Apriremo la nostra rassegna di Natale in Classic proprio con Via col vento e proseguiremo con
i film da Oscar con protagonisti Claire Gable nella prima parte della rassegna insieme a Spencer Tracy nella seconda ed in chiusura con il solo Spencer Tracy. Insomma, una galleria ricchissima di attori che faranno da contorno ai nostri protagonisti Claire Gable e Spencer Tracy e che vi terranno compagnia per tutte le ferie natalizie. È la promessa di Weekend al Cinema che si è tradotta in una rassegna natalizia davvero molto ricca. E se la nostra rubrica dedicata allo spettacolo si ferma per le ferie e tornerà insieme a noi nel periodo successivo all'8 gennaio, per le feste natalizie Teletruria non lascerà soli i telespettatori e dunque regalerà una serie di film davvero notevoli. La rassegna, lo abbiamo detto, è da non perdere. Allora pronti via dal giorno del 25 dicembre. Bene, l'anticipazione di questa sera l'abbiamo già sentita, quindi la prima parte di Via col Vento, ma prima ci sarà un TV eventi dedicato a Natale con Gusto di Foiano della Chiana e al termine, come detto, prenderà il via la nostra rubrica e avremo come sempre insieme a noi in studio Luca Bindi per l'introduzione al film. Ed è tutto per questa edizione, io vi faccio tanti cari auguri di Buon Natale a nome di tutta Teletruria e vi lascio con la magia del presepe. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow.